Ciao, sono Fede Morgana e oggi vi mostro come realizzare una gonna o un sottogonna ispirato al 1700 come questo da utilizzare sotto un abito come ad esempio questi qui. Per chi non mi conosce, mi occupo di sartoria artistica da oltre 10 anni e realizzo abiti storici, costumi per lo spettacolo ed abiti da sposa molto particolari. Puoi guardare tutte quante le mie creazioni sul sito fedemorgana.com. Organizzo anche corsi di sartoria in gruppo oppure individuali su vari argomenti e puoi visitare la mia pagina Facebook Fede Morgana Academy e lì troverai tutte quante le date dei prossimi eventi in programma o contattarmi sempre sul sito fedemorgana.com per acquistare i cartamodelli e i kit sartoria già disponibili o richiedere delle lezioni individuali. Qui sul canale troverai una serie di altri video tutorial sempre sull'argomento del XVIII secolo, quindi abiti ispirati al 1700, oppure nelle altre playlist troverai anche abiti cosplay e costumi di altre epoche. Andiamo subito a vedere quindi la tipologia di gonna o sottogonna che andremo a realizzare oggi e vedrete quindi tutti quanti i passaggi nel video tutorial. Ho già realizzato un altro video sempre sull'argomento per realizzare un abito intero del 700, ma oggi invece andiamo a vedere come realizzare questo sottogonna o gonna, quindi potete utilizzare lo stesso cartamodello con piccoli accorgimenti e modifiche che adesso vi vado a spiegare, per realizzare questa parte importantissima per il vostro abito del 700. Il cartamodello di questa gonna viene realizzato sulla base del panier XL, gran panier, sempre disponibile sul mio sito il cartamodello, quindi se già lo avete acquistato potete utilizzare quel cartamodello oppure acquistare anche semplicemente il cartamodello della sola gonna se volete semplificarvi, quindi se non volete andare ad apportare una serie di modifiche a quel modello, lo volete già pronto, acquistate direttamente il cartamodello gonna sotto gonna. Altrimenti vi spiego degli accorgimenti da fare per modificare già quel modello lì. Se non avete ancora visto il video tutorial e acquistato il cartamodello per il gran panier, quindi panier XL, vi consiglio di farlo perché partiamo proprio da quella base. Se invece avete già un vostro panier, potete comunque guardare il video tutorial per vedere i trucchetti che utilizzo, ma naturalmente il cartamodello sarà realizzato sulle misure del vostro panier perché in base alle dimensioni cambierà tutto. Questa gonna nello specifico l'ho realizzata corta, un pochino più corta davanti, quindi che non tocchi il pavimento. Sul fianco ovviamente segue la lunghezza del panier e dietro non ha coda, quindi dietro comunque rimane, come vedrete, sempre abbastanza in linea con il pavimento senza strascico. Per questo motivo ha un po' di pieghe nella parte superiore e molta ricciatura, quindi una balza tutta ricciata nella parte sotto. Se volete invece andare a realizzare una gonna che sia completamente liscia, quindi senza balza, ma con molte più pieghe, quindi molto arricciato, dovete però, consiglio tecnico, andare quindi a dare tutta la lunghezza di cui abbiamo bisogno sul fianco e dietro dare la coda, quindi non andare ad accorciare la parte dietro come invece faremo in questo modello per non trascinare, ma lasciare tutta quanta la lunghezza, quindi molto più lunga il dietro con una coda, in modo tale che, dato le numerose pieghe, se l'abito cade verso il davanti non vi scopre il panier. Quindi non so se avete inteso bene, se siete pratiche di modellistica, potete quindi capire bene che questa base qui, con leggermente più abbondanza ovviamente rispetto al modello del panier sotto, ci dà un po' di morbidezza, ma rimane abbastanza liscio. Se invece lo volete molto arricciato con molte pieghe, rischiamo che la parte delle pieghe poi muovendosi, camminando, vada verso il davanti e quindi la lunghezza maggiore che abbiamo sul fianco ci scopre il dietro. Quindi se questo è il vostro interesse, avere tante pieghe, dobbiamo realizzare un cartamodello apposito e potete richiedere quindi una lezione se avete dei dubbi oppure andare, se siete pratiche di modellistica, direttamente ad allungare la coda dietro. Questo modello viene realizzato per essere utilizzato, come dicevo, come sottogonna e vi consiglio di farlo totalmente liscio. Altrimenti, se invece lo utilizzate come gonna a vista, quindi sotto l'abito, vi consiglio di andare a dare invece questo taglio a varie altezze con una balza arricciata, in modo tale che vi dia comunque volume e già decorazione e poi potete andare a decorare anche questa parte superiore.
come per esempio ho fatto nell'altra gonna, aggiungendo una balza di pizzo per tutta la parte superiore, che quindi la arricchisce notevolmente. Per quanto riguarda la balza, quindi, potete distribuire l'altezza, come vedremo nel cartamodello, in base a come preferite. Se quest'abito viene utilizzato, se questa gonna viene utilizzata sotto l'abito, potete quindi lasciare la parte dietro liscia, senza arricciatura. Se invece lo utilizzate sotto un abito alla polonaise, per esempio, che quindi sarà arricciata anche la parte superiore, lasciando vedere l'intera gonna anche nella parte dietro, vi conviene ovviamente andare a fare una balza tutta della stessa altezza anche dietro, lasciando sempre ovviamente la lunghezza del dietro leggermente maggiore rispetto alla lunghezza del davanti nel modello o nella parte superiore o nella balza sotto, per evitare che si veda quindi fuoriuscire poi sotto il panier, e perché è sempre più carino lasciare la parte dietro più lunga, anche se non volete fare la coda, quindi se non lo volete sporcare. Andiamo quindi subito a vedere il video tutorial in tutti quanti i passaggi. Se avete dubbi, curiosità, scrivetemi qui sotto nei commenti o contattatemi in privato. Se volete quindi acquistare un'ora di consulenza o delle lezioni individuali qui nel mio atelier di Marotta di Mondolfo, oppure online, potete sempre contattarmi. Se invece hai già realizzato altre tipologie di gonne e vuoi darci la tua esperienza, il tuo parere, il tuo consiglio, puoi sempre condividerlo qui sotto. Andiamo subito a vedere il video tutorial di oggi. Partiamo dal cartamodello del panier XL, andiamo a farlo tutto lungo, qualche centimetro oltre la lunghezza del davanti, altrimenti possiamo andare a fare i tagli seguendo quelle che sono le indicazioni delle stecche e quindi aggiungere delle balze per tutta quanta la lunghezza per compensare. La parte del dietro invece è sempre un pochino più lunga, intera. Andiamo ad allargare una decina di centimetri sul fianco, sempre nell'orlo inferiore, e andiamo quindi adesso a tagliare, a posizionare direttamente il nostro cartamodello sul tessuto in doppio. Il dietro in questo caso, come ho detto, io lo faccio liscio perché viene nascosto dall'abito, quindi poggio il cartamodello con la linea del centro dietro in doppio sulla stoffa, vado a fermare con gli spilli, ho già aggiunto i margini di cucitura sul fianco e nell'orlo inferiore, vado a tagliare e poi ovviamente andiamo adesso direttamente a tagliare anche la parte del davanti, sia la parte superiore che la balza sotto. Per la balza ho calcolato quindi un'altezza in base a dove mi sono fermata, quindi con la lunghezza sul modello, vado a tagliare questa balza dritta e dopo averla rifilata tutta vado quindi poi a tagliare la parte appunto del centro davanti, sempre mettendo la stoffa piegata in doppio, sempre con i margini di cucitura inseriti. Passo tutto alla taglie cuci per pulire e posso andare quindi adesso ad assemblare la balza alla parte del centro davanti, segnando prima l'intacco appunto del centro davanti sia sulla balza sia sulla parte invece del superiore, e vado poi ad arricciare tutta quanta la quantità di tessuto o con delle filze oppure con il sistema che utilizzo sempre della metà di metà. Dopo aver fermato il tutto con gli spilli posso passare direttamente a impunturare a macchina, a distanza sempre di un centimetro in base a come abbiamo lasciato i margini di cucitura. Dopodiché vado quindi adesso ad assemblare il davanti con il dietro. Qui dicevo è liscio anche il dietro, altrimenti è liscio il dietro, altrimenti possiamo andare ad ammettere le balze arricciate anche dietro, quindi possiamo assemblarli prima di montare la balza sotto. Lasciamo l'apertura sempre per la tasca nella parte superiore e andiamo a passare a macchina ad aprire i margini di cucitura. Ora passiamo al cinturino, ricopiamolo come segnato nel cartamodello, partiamo dalla parte del centro davanti lasciando liscio sempre come segnato i centimetri del centro davanti e spigliamo il tutto lasciando ovviamente il margine di cucitura sul fianco per poi poterlo ripulire. Andiamo sempre a dividere tutta quanta la ricciatura o con le filze o con le pieghe, passiamo a macchina sempre a un centimetro e a questo punto possiamo togliere gli spilli e montare dei laccetti. Quattro laccetti che nella parte inferiore possono essere fermati o con dei punti a macchina oppure in questo caso io faccio dei nodini, mentre la parte superiore viene quindi lasciata liscia e appuntata con gli spilli dritto su dritto del nostro cinturino in vita. Viene ripiegato su se stesso e dalla parte quindi del rovescio vado a fare un'impuntura a macchina salda, quindi più
una sul, più in puntura e una sull'altra per fermare il nastrino. Spunto un po' l'angolino, vado a rigirare, quindi sempre dalla parte del rovescio, e vado a infilare l'angolino del tessuto nella parte interna del cinturino. Per qualche centimetro faccio dei puntini, vado a spuntare sempre l'angolino, rigiro al dritto e qui abbiamo quindi l'angolo preciso, perfetto. Adesso possiamo andare a stendere quindi il cinturino dalla parte del diritto e andiamo a ripiegare il margine come avevamo già stirato a metà il cinturino in precedenza, lo fermiamo con gli spilli e rigiriamo il margine di cucitura di un centimetro in modo che sporga leggermente un paio di millimetri oltre l'impuntura, quindi che la copra. A questo punto possiamo andare a fare o dei sottopuntini a mano, altrimenti un'impuntura a macchina dalla parte del dritto che sia proprio impercettibile, quindi nascosta sotto la cucitura, che però ovviamente tenga fermo anche dal rovescio. Finito, la nostra sottogonna o gonna è pronta per essere montata a manichino e come di consueto l'allacciatura viene fatta il dietro verso il davanti e il davanti poi verso il dietro, in modo tale da lasciare anche l'apertura per l'accesso alla tasca. Spero che questo video ti sia stato utile, se ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale, vai a guardare tutti quanti i video nelle playlist già caricate divisi per argomenti e scrivi qui sotto nei commenti se hai altre tecniche, suggerimenti, consigli o se hai altri video e altri abiti che vorresti che io realizzassi qui nel mio laboratorio. Visita il sito fedemorgana.com e iscriviti a tutti quanti i miei canali social e se vuoi anche alla newsletter per restare aggiornato. Ciao da Fede Morgana e al prossimo video!